spero di no. Spero davvero di no. Perché insomma, non ci hanno detto niente. Quindi credo sia battoncetto. No, c'è sempre più attenzione. No, stanno giocando. Ma c'è un pochettino troppo violento. Ma noi aspetta, non aspetta, aspetta, aspetta. Penso sia free play. Spero no. sia free play. Perché non ci hanno detto davvero niente. Tra l'altro. No, non sono in free play. Porca troia! Penso che stanno giocando. Ma non ci hanno detto niente! Sì, stanno giocando. Ho messo nel gioco nello stream appena in tempo. A meno che non ci siamo persi il game 1. Può essere anche quello. Hai ragione. Ma nel caso metti 2 a 2. Questa fila, potremmo sposti l'ultimo match. Così più casante quanto in realtà non sia. Allora. Vuoi che continua con la sua tecnica delle rompere quelli con le frecce? Allora, questo è Winners Quarter Final. Sì. Quarter Final, perfetto. Intanto commentiamo un pochettino. Sì, sì. Ultimo spazio. Ok, allora, dicevamo, mettere un punteggio fasullo per invogliare hype. 2 a 2, così ci facciamo un po' di hype. Però la ok, fatto. Così 5 a 5, ci sta. Ok, facciamo subito. Io direi... vi spieghiamo un pochettino come funzionano questi player. No? Muretti sa essere paziente, ma al tempo stesso è un player molto aggressivo quando un po' di advantage. Ma Serra non lo conosce. Serra è un'incognita. Lo è anche per se stesso. Non hai torto. Cioè, non ironicamente, Serra è un'incognita in questo momento anche per se stesso. Perché per un sacco di tempo. Ottimo punch, Andrea. Per un sacco di tempo giocava molto a feel, distinto, così, sì, tanto sì. Per e molto recentemente ha realizzato che non va bene questa cosa. Vuole un po' imparare a capire come funziona meglio quello che succede a schermo. Ragazzi, mi sono rotto i coglioni di regalare 10 euro a cartina. Sì. Quel ragazzo sta vivendo in una casa d'oro per colpa di Vicoli. E quindi basta, adesso è finita. Comunque, stiamo notando infatti la partita. Infatti, anche nelle ultime vantaggio. Settimane. Niente al gioco. Oh porca. Va bene, facciamo noi. Non c'è proprio la sorgente dell'audio di gioco, l'avranno tolta per sbaglio. La rimetto subito, va. Allora. Incredibile, capace di. No, è chiuso subito perché. Acquisizione di audio in entrata. Allora. Adesso dovrebbe esserci l'audio di gioco. Un quarto dello scherzo, un quarto delle cose. Muretti. Salto. No, spara, ecco. Ritorna. Comunque, sta avendo un. Perché fate vantaggio, secondo me? Qua non sbaglio. Silvio sta usciando tranquillamente nelle difese, totalmente resistente, ma comunque. Dicevo, Serra sta lavorando molto ultimamente, anche nelle ultime settimane, vuole parlare un po' con me di come allenarsi. Cosa sei in grado tu di offrire il fuoco? Coaching gratis. Perché non ho ancora il meta fight, quindi devo esercitare a livello locale. Secondo te qua Caracci sono più importanti su giocare contro il personaggio? Ovvero, questo è un momento di Serra o... È difficile a dirsi perché molti sono improntati a non giocare. Già. Allora, intanto vediamo che Serra ha una bella linea in questo momento. Perfettamente potrà sentire la vostra linea. Allora, devi giocare un po' alto, quindi lo vediamo subito. Ok, fateci sapere come va adesso. Ah ok, c'è il cartino che ci sta commentando. Mm-hmm. Comunque, vediamo come finisce con questo stock. Che è un po'. Questa vetica era di riscaldamento anche se sono. Attenzione, il Neir prende a pelo la freccia! Ottimo recupero. Non ci sentiamo noi, ma com'è possibile? Ok, diteci adesso come va. Il cartino mi fa pisciare. Dai, Serra, cosa fai? Ottimo punish. Bellissimo AP di Muretti, è tutto un game. Sì, sì, assolutamente, non ha mancato il legge per alcuni motivi. Eccolo perché qua! Perché? Non chiude, pochissimo. Con l'essa, manca pochissimo. Guarda, un'altra singola lettura. Dai! Attento, non c'è tutto questo spazio, Serra. Basta, metti un singolo colpo. Grab. Potrebbe essere finita. F-throw. Mega flare, interrotta dalla freccia. Attenzione. Oddio. L'attesa di Muretti! Potrebbe essere l'opening buona di Muretti! No, F-tilt! Ok, perfetto! E finalmente vedo qualcuno che
recupera quelle che sono le mie mancanze. Intanto, questa è l'ultima di Andrea. Sì, intanto ci dicono dalla regia che l'audio va bene, però mi chiedo, era il game 1 o il game 2 questo? Non tipo, avevano già finito ora. In realtà questo era il game. Chiediamo. Questo era il game 11 e adesso sono 6 a 5. Era il game 1, incredibile, però noi l'abbiamo trattato come se fosse un game 11, era un game 11 questo. Incredibile, cosa non fa calare se vuole avere visualizzazioni sul proprio canale. Sì, adesso abbiamo i risultati, tranquillo. Tranquillo, cartina, ci stanno bene. Ah, vale, 5 a 5, sì, eravamo tutti. Vabbè, in ogni caso, vabbè, io direi che sono soddisfatto al momento, grazie cartina. È l'unico che guarda la stream, penso. Però no, sono tutti nel salottino che tra una cosa sporca e l'altra ci seguono. Ha senso. Mm-hmm. Quanti spettatori esterni a salottino avete? A parte la madre di cartina è la mia, penso. Ecco chi sono i due spettatori. Esattamente. Ma mia madre mi guarda solamente per evitare di... Cioè, tipo, si sta drogando. Cosa può fare questa ragazza quando va a giocare a Super Smash? Cosa vuol dire Super Smash? Non che tipo... che ci sono quei... non so se capi. No? Vuol dire magari... Super è tipo la droga che si fanno e Smash è il post-droga. Smash Bros? Sesso ragazzi. Non penso. Non siamo così fortunati anche di questa community, però tra poco vedremo un po'. Facciamo le battute di merda che fanno all'Icarus 5. Vedremo un po' di smashing, ragazzi, se capite cosa intendo, eh? Un po' di smashing. Avete capito? Andranno su Big Battlefield, attenzione! Dice, è proprio la cosa più preferita di tutti quanti. Ma avrei preferito la grande offensiva speciale. Per grandi giocatori ci vuole un grande stage. Pensavo un grande. Mi disse, attenzione! Random, let's go! Davvero, no! Davvero i uomini! Stavo facendo davvero random. Secondo te l'avrò fatto? Hanno scommesso in questa maniera? Tanto, sono amici che si conoscono da tanto tempo. Che te ne sbatti? Ti passo il bicchiere e ti viene malattia? Cosa è di Mattia 6? O la mia, non è importante. Andiamo avanti, vediamo un pochettino cosa succede. Pokémon, ok. Game 2, vediamo un pochettino dove va a finire. Sono tornati nello stesso stage di poco fa. Comunque. Ma è un battle check, assolutamente. Ah, dici. Secondo me è Muretti che sta masciando al corner. No, secondo me è Muretti di tanto intelligente che anche qua quello spacca con gli uni sta cercando di analizzare quello che fa serra e batte un certo. Ha detto, sì, adesso facciamo una cosa di sana, guarda. Attenzione, problemi di fondo, ragazzi. Attenzione. Oh mio Dio! Possiamo anche starci zitti, tanto sono quelle solite cose che fanno questi stronzi qua, che sono convinti che portarsi a casa 50 euro dal canale Smash possa cambiare la vita, ragazzi. Non ci comprate una dose di pera, su in Sardegna, su a Sassari, ve lo dico io. Qua siete borghesia. Donzi al commento. Mi odiano, ragazzi, devo andarmene via a fanculo io. Chi è Donzi? Penso intendo Phantom D. Chi è Phantom D? Shulk. Fatelo venire. Così me ne vado. Se vuole. C'è uno spazio per fare il free play poi. Beh sì, c'è lo spazio. Attenzione, comunque. Ok, dove andranno? Su Smashfield. Vediamo la seconda su. Smashfield preso da Muretti. Attenzione. Uno strano per te più felice. Attenzione. Potrebbe avere semplicemente un posto da... Ancora da Kitty? Perché non tira fuori il Falco? Poco, abbastanza, abbassate poco a poco lo del microfono, dice Cartina. Va bene. La mosca di Cronen. Ok, fatto. Adesso. Commentiamo. Si inizia. Ok. Vediamo se andrà di leggere i Pokémon. E se non volessi commentare, se non volessi dire che adesso siamo su Smashfield, uno stage dove... Avere stage control è stra estremo, fai una dash e ti ritrovi dal corner al centro, non si capisce niente. Benissimo di farlo. Però l'incontro non è così emozionante, cioè, alla fine fanno sempre solite cose, fanno di bread and butter, down throw, into pressure off stage, che però nuovamente col bifiato di non può fare poco. Attenzione, landing nair, grabbato. Nuovamente è una posizione di svantaggio. Vediamo come ritorna, ma farà mica la stessa cosa che poco fa, incredibile Mattia Serra. Oh mio Dio, torna alto. Cosa fa Muretti? Ok, non si prende il nair. Ultimo tempo reggiare, ultimo impatto bene. Attenzione. Stage. E un reverso. Oddio, no, invece no. Attenzione. Adesso Serra Dada. Cosa farà? Ultimo grado da parte di Muretti, non casca nell'easy punish del... Ok, fair.
del counter. Ma continuiamo così a stallare. Guardalo, guardalo, Tomahawk. Hai visto? Muretti ha stallato, però comunque è arrivato e Mattia che ha detto no, io non ho intenzione di farmi passivamente colpire queste tue frecce di merda e ti vengo a fare per il collo e ti lancio via. Come se fosse un segreto del mondo, guarda qua. Guarda qua, ottimo bait. Ottimo bait. Ok, ho slash. Aspetta, legge. Oddio! Andiamo smesso per arrivare. Oppure la pezza. Che è la tua di merda per Muretti. Secondo, ventesimo nel PR. Mai, mai. È tilt, let's go! Però ripeto, non capisco perché Dark Pit non è in Falco. Cioè non c'è la sete di usare Falco contro Sephiroth, magari... vuole flexare, si sente in Dark Pit, ma non lo so. Oppure semplicemente aspetta, no? È tipo il suo IP pick, no? Non posso. Puoi tirare fuori Falco solo quando ne ha davvero bisogno. Si vuole dare anche magari una pressione psicologica che tipo fai, ho incappicato Falco adesso. Boh. Cosa farà? Farà magari un feral legge, come fa proprio così? Certo, potrà casare chi l'ha assolutamente. Ma vediamo adesso, nuovamente a 4 minuti e 50 il secondo stop. Aspetta, siamo a 4 minuti e 50, abbiamo perso solo una stop di entrambi. Sì, sono molto più bassissimi, sì, ti piace molto più... Sì, questo è il top level, il ventesimo in Italia contro Mattia che sta imparando a giocare. Ancora adesso, dopo 5 anni, imparare a giocare. No, nei primi 5 anni non stava imparando, adesso sì, questa è la differenza. Attenzione, Mattia version okay. 5, tipo Twitch. Sì, version 5. Tutti sui 3.000 personaggi, attenzione. Sorprendentemente Serra sta usando solo Sephiroth e pochi altri ultimamente, anche se all'ultimo Smash Fest mi ha confermato il contrario. Vorrei dire una cosa, se permetti, Fiso, ti interrompo, guarda, ma sei un ragazzo carissimo, se mi permetti. Muretti. Merda. No, perché cosa? Riesce comunque, nonostante un personaggio che non sia, che viene ritenuto onesto, a mettere una persona come se stesse usando un top tier, tipo appunto un falco o un gioco. L'onestà dei personaggi è propaganda, questo. Non mi farei cambiare idea. Questo vi però voglio dire che Muretti, nonostante tutto quanto, vuol dire che è brutto, che è grasso, che c'ha l'aiuto che sa il cavolo, che la madre veramente ha preso più reazione lei, che una batteria scarica di quelle che trovi davanti alla Ocean. Però ti dico, è un bravo player. E sicuramente non è omosessuale. Come con la gag dei Simpson. Comunque, torniamo adesso in una posizione di riversa del vantaggio. Muretti si trova lì sul legge, fa le sue stronzate, riesce a recuperare. Non fa niente, Mattia, che però mi piace con un F-Tilt. È nuovamente in posizione di svantaggio. Adesso Muretti ha una piccola lead, vediamo se riesce a estenderla. Lo stesso era riuscire a prendere la stop subito. Attenzione, aiuto! Attenzione, è morto e finisce qui. L'ho guffata. Si è cagato addosso, Abbastanza. Uno stronzo gigantesco, nel pannone veramente. Davvero. Comunque ti direi, questo è perché il motivo per il quale c'è Pit adesso di Muretti, se capisci cosa intendo, eh? Qua non siamo mica a fare... è una situazione che codoliva. Questa sta venendo in mia stessa. Comunque, Pokémon per il Game 3, vediamo. Basta Pokémon. No, io dico di terreno. Secondo me non stai neutrale nel quale possiamo andare in gioco. Smashville ci ha rotto i coglioni. Bravo. Possiamo dirlo? Andiamo avanti. Nudo! Mattia fa sul serio adesso. Aspetta, mi sono tolto la maglietta, ragazzi. Anderson! Ci ha beccato Anderson. Serra si è tolto la giacca, l'ha lasciata cadere così. Come in Dragon Ball che spacca il terreno. Come si toglie un vestito etero che cade in terra e si fa questo. No, però tipo anche lui lì, Earl, è nudo. Ma quando prende un PG e fa un Evangelion che subisce i danni sul personaggio, tipo che morale questa di Pit! Dannazione! E si è dato che si deluda anche lui fuori, è nudo in camicetta. Sì, assolutamente. Ho aperto adesso la porta per controllare, Mattia è nudo, confermo. Sicuramente. Sono trovato il pubblico bene giù per darlo nudo in mutande. Ragazzi, non è bello. Mi dissocio. Mi pare che avrebbe qualcosa così diventato emozionante. No, è di Smash qua. Standard. Perfetti, però nessuna emozione, niente. Guardalo, Dead che non ha paura, lo grappa di prepotenza, Pair. Anch'io, l'ha mandato verso il monitor, ha spaccato lo schermo dello stadio, ora deve ripagare tutti i danni. Guarda cosa combina Muretti. Guarda, questa, però se ci pensi, mi ricordo, lo schermo dentro perché c'è su nel salottino. Ci dovrebbe fare una mod di Pokémon Stadium con il salottino del... Assolutamente. Con loro live che guardano. Le sedie del salottino al posto degli spalti. È geniale.
è geniale. Cioè, quindi vale i cardinali su col telefono, che fa un cazzo di cazzo che vince dentro quanto. Poi gli altri KGB che fa, questo qui l'ho dato io, ragazzi, e sto fatto un cazzo. Però secondo me potrebbe essere stupendo. Un modo per coinvolgere la community anche in questi momenti di pace, tranquillità. Comunque, tenendo la partita, Moretti continua a mostrare il vantaggio pressante. È opprimente nei confronti di questo assedio, che non riesce quasi più a entrare. Guarda qua come riesce. Viene ha fatto becchere, quindi posso dire, nice becker al commento! E Octan Slash entra. Ottimo recupero, però. Lo stock, attenzione, il drag down nel down smash potrebbe essere molto pericoloso. Un vantaggio di 3 stock contro un Moretti del genere non si può vedere. Perché lì hai besso. Dai. Si può fare. Serra, sta troppo fisciando per quegli effettivi. Non so, sì. Ma Moretti ha capito la prima. Eccolo. È ottimo. Ottima lettura. Ha capito la primo game che gli effettivi la stavano aprendo e li sta evitando. Non puoi più permetterti di fare una cosa del genere, ti terrà a distanza, dico che con le frecce ne potrai fare assolutamente lui. O no, il fiso. Guarda qua, pressione. Attenzione, l'attacco della risposta lo salva. Dai, ammazza la 34. Sempre da un potenziale ben incontribile comunque. È una Nord Corea, una Taiwan proprio. Che sembra così tanto. No, è tanto, mi fai pressione, a un certo punto ti rigiro e ti faccio bene, ragazzi. Adesso mi mando le coste di 2 milioni di unità belliche e mi distrugge. Quindi non possiamo sottovalutare in nessuna maniera ma Io mi dissocio da qualsiasi commento politico fatto in questo stream, mi ricordo. Ok, intanto vediamo che Sara è l'ultima stock, il 63%, è davvero a rischio in questo momento, si prende pure il side B e offstage, ma almeno all'ala, quindi vediamo un po' come la sfrutterà. È un ottimo momento potente, ma non può fischiare questi danni. Non ci casca. Sono troppo punibili, troppo pesanti. Veramente, però ancora, non è del tutto finita, però secondo me guarda, quando volete arrivare a questi due stock. Sì! Lo sapeva! Te l'ho detto, il fisico, non è veramente tanto femmice. Serra si sta adagiando sul primo game. Già ha vinto. Non si è voluto la vita. Coaching adesso, vai! Ok, a proposito, gli faccio coaching mid-set e mi faccio cacciare. Fai coaching mid-set a Moretti e poi bannare. Ok! Trasformiamo questo sogno in realtà. Mattia è il 20° nel PR italiano. Così con di più. Ok. Dead. Vieni qua un attimo. Tieni fuori un cappello che tanto si con queste cose qua che mezzo fino. Mi dissocio. Stiamo scherzando. Questo bellissimo locale gestito da Riccardo, come si chiama il ragazzo da casa. Non è importante. Torniamo al game 4. Non è cambiato. Avevo una serie. Al game 4. Sì. 2-1 adesso è l'ultimo. Attenzione, quando è subito aggressivo ti taglio le gambe per non hai capito bene che sei qua ti scendo gente invece a tagliare se dead comunque vada. Adesso te le dead, ma guarda, è proprio arrabbiato. Guarda, Mattia sta subendo da belloni, ovvero sono contro Andrea Moretti da più di un match e non posso più farci niente. Moretti è in grado di entrarti nel cervello, guarda, peggio di e non solo nel cervello. Mi dissocio. No, che comunque non ci sono problemi. Ci siamo noi per dire che queste cose non vanno meglio. Io sono. Amiamoci anche noi, cioè. Adesso ufficio di fronte alla telecamera. No. Meglio di no. Attenzione, Octa Slash. C'è una parità. Una vaga partenza di parità. Ok, siamo Even però. Oddio. Nel frattempo non muovere la pressione adesso. Ha il vantaggio dell'ala. Ha dell'armor, ha più salti, può quasi competere con tutti. Vediamo, ottimo bear, che si autocancella proprio a malapena. Possibile niente. Che Sarah si stia riprendendo. Pula la delle re, vediamo. Basta, guarda, un effettivo anche qui al mid stage è addio. Sarah non si può permettere di perdere questo stage. Questa è un'ottima opzione. Prendi uno stock! Ottimo momento, catalizza l'errore di Moretti che fa il solito servi fuori dallo stage. Niente, l'imbecille. Niente. Ho trovato 20 euro di stracci, spendo in 20 cazzo di gratta e vinci. Mio babbo, invece di dare al proprio figlio. Vedi se riesci a capitalizzare qualcosa di 20 euro e li investi qualcosa che ti porti magari più avanti a un po' di frutti. Tipo vince questo cazzo di match. Mattia, non ci deludere adesso, puoi fare qualcosa con te figlio. Cosa può portare avanti? Non lo so. In questo match. Vediamo se riesce a portare avanti questo advantage. E invece no, si fa riversare subito. Guardalo. Adesso non ha combo di Moretti. No, riescono comunque incredibilmente a uscire entrambi uno dall'altro proprio in maniera molto fluida. Sì. Cioè non c'è un advantage
polarizzante da una parte o dall'altra, tranne l'ultimo match dove Sione, totalmente il capitano, ma in questo caso un ragionamento. Voi due volete farlo? Adesso fateci finire qua e poi due secondi, poi se vi va bene, si va bene. Ok, abbiamo i leak del prossimo team di casting, non vi riveleremo nulla. Anderson è l'altro ragazzo di cui non conosco. No, gli spoiler. Vabbè. Finalmente. Comunque, c'è un caso bastardo. Niente, torno con i servizi, fine. Ok, Sarah recupera stage. Molto cauto, si prende sti side B sempre. Ci casca, eh. Che sono comunque io. Così. Ottimo. Pisciato. Ottimo per pisciato. vabbè, ottimo per comunque. Ok, scusa, il back air non fa nulla. Potrebbe stare magari vagamente leggendo. È questo temporeggiare a parte di mattina. Eccolo! Tanto con questi sei è un po' troppo goloso, forse. Però. Cos'era quella rollina? No, però lo sta. È vivo, vivo! Lo sta parlando di cose. Opta slash. Ci ha riprovato. Niente, punish. Ok. Spinto giustamente indietro dal boom di spazio. Sarà sta un po' stragando a gestire i multijump di Pit. Però. Questo deve essere uno stock. Così! Era uno stock. Così! Lo sapeva, ma lo sapeva. Sì, sì, no, fidami, vedi che non faccio niente. L'ha preso dalla testa e non si è girato sotto. Ho avuto problemi in distanza. Vediamo. No. Questo potrebbe essere l'ultimo stock di Mattias. L'ha ferrato per i capelli e ha tirato via. Sì, sì, sì. Proprio. Guarda, la prima delle mignotte, sì, per tu, in questo caso. Vediamo. Ultimo stock per entrambi. Questa potrebbe essere la vittoria o la demanda. Ora vedo se l'ha messo un po' male, eh. Sarà un po' male. È un 48%. È ancora recuperabile, sempre che non riesca a cadere in queste Dai! Sono pessime, non puoi. Non puoi! Svantaggiarti in questa maniera con un cazzo di. Di non era. Attenzione, ma davanti è aggressivo, Muretti. Riesce a gestire perfettamente la. Con i puretti ma non abbastanza. Niente, ritorno. Attenzione! Non assalti! Distruggi! Attenzione! No? Distruggi! Attenzione! Niente, preferisce tornare indietro a caricarsi la sua pallina. Ne fa un cazzo. No, era un ottimo advantage. Mi piace. Era un ottimo advantage, però all'ala adesso. Vediamo cosa c'è. Ok, cosa fa? Attenzione. Ok, ok. Attento! No! Down smash out. Poteva fare. No. Così. Sta fermo e dad fa roll in. Ok, air throw. Attenzione, sarà una mazzata. Potrebbe essere morto. È morto per un miss input. Ho detto, Serra non ammazzati, si è ammazzato Muretti per solidarietà. Ciao, incredibile. È davvero un amico Muretti. Cazzo sì. Se non l'ha fatto apposta, perché ora picchierà il suo Falco. Falco Game 5. Mi dispiace ragazzi, è stato ottimo, mi dovete ancora aspettare per. Sopportare. Per un altro match, penso. Con il nostro caso preciso di Spins. Battlefield. La chiusura definitiva. No, continua con Pit, continua con Pit. Fino all'ultimo. Se lo sente. Magari la vorrà pullare più avanti. Se vince, Andrea. Perché un po' tempo spavaldo in questo caso, eh. Se la sta rischiando. Adesso siamo davvero sul 5 a 5. Adesso siamo veramente sul 5 a 5. No, al 2 a 2, quinto round. Vediamo come va a finire. Questo è un match. Te inizia subito con un vantaggio. Attenzione! Le stringhe di Wario si tirano fuori, incredibile. Ha perso. Serra non riesce a ottenere dei meglio del safe. Rifà troppo. Troppa pressione, Muretti. Dai! Serra, sfrutta sti vantaggi che ottieni. Come Minecraft. Non fare come John. Ciao. Sì, John otteneva buoni vantaggi e poi non li sfruttava. Guarda qua. Come se non li avesse. Muretti non ha preso un singolo danno. Certo. Non riesce ad entrarci. Possibile? Mattia Serra non riesce ad entrarci. Lo stato di advantage non si è mai interrotto. Serra? Un singolo danno a questo stock. Ok, ottimo. Ok, perfetto. Così, abbiamo evitato il JV4. Siamo a posto. Vabbè, cos'è questa doppia roll? Ok. Messi 4 online, siamo tornati qui ragazzi. Ottimo perché sta recuperando molto velocemente. Ok. 254%, ottimo serie B che continua comunque a non punire. Questa scintilla così, non sei facile. Non ci casca. Non funziona casca. Contro il ventesimo in Italia, testo di sogno. Ma cosa funziona con il ventesimo in Italia? Guarda qui. Ma funziona un botto di roba, semplicemente non potete. Attenzione. Ok. E Fiso avrebbe fatto di meno in questo caso. Attenzione, attenzione. Continua a non uscire. Ma io non gioco più di so quanto mi pare. Attenzione. Ok, fair. Ottimo. Ah, però ha provato a Muretti con quella. Sì, non andando bene. Ok, a pair. Uno stop.
Ancora non è troppo tardi. Ora è davvero brutta, eh. Ora è molto molto brutta. Bifero B, niente, riprova, non c'è nulla. Ho provato a copiare la roba. Questi sciali qui vanno puniti adesso. Cioè, non per favore. Oh, no! Ha sbagliato il Trump. Amore ti mescia. Quando lei smescia, amore. Ora sta rischiando, eh. Dell non riesce a colpire quando si è creato a letto. Però per un vantaggio troppo opprimente, troppo pressante per i Moretti. Ti schiaccia troppo. Quel 114% non è niente, è come se fosse lo zero. Ha un vantaggio all'inizio del match. Non sta più tenendo un laser. Dai, vediamo se riesce a pareggiare le cose. Niente. Eccolo così. Se l'ha detto basta, adesso ti ammazzo. Fa il involtino con la masamune. Sfrutta la rage. Dai, Sara, stai giocando un dio. Per il tuo passato, sfrutta la rage. È vero, ha l'ala e la rage. Ma fanno una scoppiare. Un singolo attento, attento. Ok, ok, Serra. Ok, Serra. Ottima lettura. Ai sì. Niente, ricontinuo con questi Jano Smash che finora non hanno fatto assolutamente niente. Ti hanno fatto quasi perdere il match. Ottimo. Ok. Oddio. Ottimo, ottimo, ottimo. Mette poi tornare sullo stage. Con calma e si prende la pair. Questi da Air, questi da Air lo stanno condannando veramente. Mm-hmm. L'hanno condannato. Però Sara sta riprendendo, eh. Vediamo come va ora. Vediamo come va adesso. Ma dai, era ancora attivo. Beh, adesso c'è una attenzione. Ah, ha scusato l'inizio del Air, si è preso il resto. Ultima strada. Ok. Ritorna sullo stage, veramente. Molla di nuovo Neir. È troppo. No! 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 È finita così. Hai vinto. La serra, bella anticlimax, complimenti. Carai smash, ragazzi. E niente. È fisio.